fattaccio del vicolo del Moro. Sor delegato mio, non so un boiaccia. Fatemi sciogliere il conto tutto. Quando ho finito poi mi rilegate, ma adesso per piacere non me date st'umiliazione dopo tanto strazio. La ringrazio. Quello che ha pubblicato il messaggero sul fattaccio del vicolo del Moro, sor delegato mio, è tutto vero. Non per vantarmi, voi ce lo sapete, sono stato sempre amante del lavoro. È giusto che per questo mi chiedete come la mano mia, che è stata avvezza a manovrare la lima col martello con tanto sangue freddo e sicurezza, abbia spaccato il cuore a mio fratello. Abitavamo al vicolo del Moro, io con mia madre e mio fratello Gigi. La sera tornavamo dal lavoro e la trovavamo accanto alla loggetta, buona, tranquilla, con quel viso bianco che cantava e faceva la garzetta. Poi Gigi si cambiò, si fece amico con i peggiori bulli di Rione, lasciò il lavoro, bazzicò panico, poi fu proposto per l'ammonizione, de più mi fu avvisato dalla gente che quando io non c'ero mio fratello andava a casa per far prepotente, per gara che l'amichi, l'osteria, votava i cassetti del commò, e quel poco che c'era all'infamia finiva mano a mano. Lei però non rifiatava. Non diceva niente, ma non rideva più, più non cantava, mia madre bella, accanto alla loggetta. Una sera feci, ah ma che vi sentite, voi state male, perché non me lo dite? Tu rispose. Ma fece un gran sospiro e gli occhi s'empirono di pianto. Nel vederla soffrivo, pur io soffrivo, ma che avevo da fare? Chiamai il dottore, disse che il male suo stava nel cuore, che non si fosse presa un dispiacere se non voleva morire di crepacore. E la sera stessa vorsi parlare con Gigi, lo trovai e feci a Gigi. Mamma sta male assai, non me la fa morire di dispiacere. Gigi mi fece una risata in faccia, alzò le spalle e poi mi disse: senti, senza che mi sta a fare tanti lamenti, faccio come mi pare. Poi del resto, se te va bene, non mi guarda più in faccia. Ma la so così, lì sul cantone, col cuore sfranto, ritornai da mamma. Amà, se mio fratello ritorna a casa per far prepotente, le giuro che succede uno sfracello. No, per l'amor di Dio. Figlietto bello, Gigi non è più lui, è una passione. Sono amiche che l'hanno trasportato. Mi dette un bacio, la benedizione. E poi col viso bianco come c'era, per un piagno mi disse: buonasera. Ieri mattina che successe il fatto? Sarà stato, che so, verso le sette. Mi parve da sentir come una lotta. Mamma diceva: Agin, te compromette con tuo fratello. Dammi quel brillocco, è l'ultimo ricordo di tuo padre. Non te da scordare che so tua madre. E che mi importa a me di mio fratello? Si vuoi assaggiare la punta del coltello, venga pure da qua per un momento. Saltai giù dal letto, spalancai la porta e mi misi de faccia a mio fratello, con le braccia incrociate sopra il petto. Una cosa calda che saliva in faccia.
Come sentì gelare. Feci che vuoi? Voglio che te ne vai, senza che fai tanto il prepotente, senza che mi stai a fare tanto il boiaccio. Mia madre, prevedendo la questione, si mise in mezzo per portare la pace, ma Gigi la scansò con uno spintone. Poi mi fece a voi, Sor Santarello, fece una piccola lezione. E appena detto questo, coprì il cortello e mi s'avventò addosso. Mamma si fece per rimettere in mezzo, frattanto che Gigi dalla botta io la scanso, ma mamma dallo strillo e casca. Lunga, lunga. Diedi l'urlo de berba e strillai. A boiaccia! A infamone, a scellerata, tu m'hai ammazzato, mamma! Come una verba mi buttai addosso, gli agguantai la mano, gli strappai il cartello e poi... vidi tutto rosso, Gigi, menai! 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 Sarà mamma che passa. Mamma? Mamma mia! Mannate Marco Veli.